La parte alta del vallone di Champ-de-Prat, solcato dal torrente Chalamy, è occupata dal primo e finora unico parco regionale valdostano, quello del Montavic, che copre 3.520 ettari. La zona è stata ed è ancora poco frequentata anche a causa della strada assai stretta e ripida. Il parco non serve quindi tanto a proteggere quest'area, quanto a far conoscere e frequentare in modo ecologicamente rispettoso un territorio di grande bellezza ambientale e di notevole ricchezza floreale e faunistica. A tal fine, il parco ha numerato e segnalato tutti i principali sentieri. Tre di questi, poi, sono stati illustrati dal punto di vista naturalistico in appositi libretti guida e sono stati attrezzati con pannelli che illustrano il paesaggio o singoli elementi naturali. L'intera area è invece rappresentata in un grande plastico, preciso nei dettagli naturali, posto all'ingresso del parco. Il parco offre un servizio di visite guidate solo per le scuole. Il turista può invece rivolgersi ad una delle cooperative che riuniscono le guide della natura, apposita figura professionale istituita da una recente legge regionale. Chi vuole solo ammirare il paesaggio potrà invece percorrere liberamente i sentieri del parco, rispettando le sue poche regole. Non uscire dai sentieri, non asportare nulla, non fotografare nidi o cuccioli di animali, tenere i cani al guinzaglio. Tra le varie gite possibili, raccomandabile quella che porta a vedere in successione cinque bellissimi laghi che culminano a 2500 metri con il Grand Lac, il più grande lago naturale della Valle d'Aosta.